Gentili signore e signori, un cordiale buon pomeriggio, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore per questa seconda domenica del mese di febbraio. 7 le corse in programma, tempo vario, terreno morbido. Oggi, dopo il primo approccio avuto il 15 dicembre con le corse per gli anglo-arabi, approccio decisamente ben riuscito, oggi si replica, due corse anche riservate ai cavalli di questa razza e tra l'altro l'ultima in programma, il premio Erice, sarà valido anche come tris quarté quinté del giorno, la prima volta in assoluto che in Italia una corsa per anglo-arabo viene abbinata a questo tipo, a questa tipologia di scommessa. E tra l'altro abbiamo anche un jackpot di 11.000 euro e spiccioli sul quintè. Questo è il programma del giorno, che sarà arricchito anche dalla presenza della Contrada Ascensione, che ha vinto il mese scorso il Palio di Buti, cittadina che è a pochi chilometri dall'ippodromo di San Rossore. Saranno qua per rivivere con noi quei momenti, ci porteranno il palio che hanno vinto e poi alla settima corsa potranno anche vedere un Matilla che per loro ha vinto appunto il Palio a Buti e sarà protagonista nella TQQ. Questo è il menù di oggi a San Rossore. Titi, Lara Sprint dall'esterno, Admira Rook in corda tra i due Cape Baba e Red Thunder. Lara Sprint converge dall'esterno, andando su Red Thunder alla corda Admira Rook con la scia Cape Baba in coda, galoppa bianco e nero. Admira Rook tiene le zampe all'interno dell'attaccante Lara Sprint, che è virtualmente in vantaggio ma non è sceso in corda. Red Thunder terzo di fuori, quarto in corda Cape Baba, nella frazione ha perso qualche lunghezza bianco e nero e allora Admira Rook è rientrato completamente all'area sprint. I due si avvantaggiano con Admira Rook e l'ha presa un filo allegra, poi Cape Baba con all'esterno Red Thunder in coda sempre bianco e nero, piena curva allargata per l'occasione con una traiettoria molto più ampia per portare i cavalli addirittura. Admira Rook in fuga per la vittoria dall'Ara Sprint che è all'esterno Red Thunder, poi Cape Baba richiesto con la frusta in coda bianco e nero con Admira Rook che prova a allungare ancora dall'Ara Sprint in mezzo alla pista Red Thunder, poi Cape Baba, Admira Rook è in vantaggio, sta leggermente affievolendo l'azione visivamente parlando, ci prova allora Red Thunder a largo di tutti, poi Cape Baba, poi l'Ara Sprint che ha finito lo spunto, Admira Rook ha bisogno del palo perché Cape Baba e Red Thunder provano ad andarlo a prendere, tutti stanchi, Admira Rook contro Red Thunder che insiste all'esterno con il bimbo che sta scattando con Red Thunder a fil di palo. Elia Rossi, Red Thunder. Ragazzo, ma hai preso gusto a vincere? Oggi lui andava molto molto bene, ho messo lui dietro primi. Poi in fondo vola. In fondo vola, ma bisogna accompagnarli nella maniera giusta, perché se si sta con loro si vince, se si va contro di loro si può perdere. Poi Big Musketeer, Changuro Bask, Destination Acclam in coda Universo Sprite si approccia alla retta di fronte con Zoniende che non si risparmia nella sua galoppata di testa su Tommy Tony che fa l'elastico avendo all'esterno Dimmi, Big Musketeer richiesto leggermente dal suo interprete avendo all'esterno Changuro Bask, Destination Acclam ed in coda
Universo Sprite, Sogniende mantiene 3 di margine da Tommy Tony e Dimmi, poi Big Musketeer all'esterno si affaccia Shanguro Bask in anticipo lunghissimo su Destination Akalam, ma davanti Sogniende c'è sempre da darla a prendere. All'attacco dell'ultima curva Sogniende, Tommy Tony, poi Dimmi, Big Musketeer, tutti saltati da Shanguro Bask, con Shanguro che va in caccia di Sogniende insieme a Tommy Tony, poi braccia e frusta tutti gli altri, Sogniende in fuga per la vittoria, inseguito da Tommy Tony e Shanguro, Big Musketeer e Dimmi, Destination Acclame, Universo Sprite, Sogniende in vantaggio a 3 di margine, mette la frusta a sinistra, Federico Bossa gliela fa sentire 2 volte per rintuzzare la minaccia di Tommy Tony, Shanguro, Basque, Big Musketeer, Dimmi e Destination Acclame, Sogniende fa scorrere i metri, cerca il palo, entra ora in apnea, rincorso al largo da Big Musketeer e da Destination Acclame, all'interno da Tommy Tony, Sogniende ancora in vantaggio, prova a portarla a termine questa fuga vittoriosa, se la meriterebbe, ma Big Musketeer e Destination Acclame guadagnano tantissimo, il palo è lì, Sogniende, Big Musketeer, Destination Acclame. Hai fatto benissimo i conti, Fede. Grazie, sì. Guarda, mi aveva fatto capire le ultime volte che lui forse non è proprio adattissimo a Pisa, però perché magari lo prendevano un po' in velocità. Allora ho provato a levare lo spunto agli altri, pigliarlo in anticipo e è andato alla grande, dai. Sì, sì. La premiazione di questa corsa è piuttosto numerosa perché la corsa era intitolata al San Rossore Turf Club, ricordiamo la vittoria di Sogniende e il premio consegnato a Federico Bossa. Presidente del San Rossore Turf Club è Renzo Castelli. Raccontiamo un po' che cos'è questo club. Mi fa piacere essere presidente, che tu mi intervisti. San Rossore Turf Club è un'associazione di appassionati. Alle mie spalle ce n'è un gruppo in rappresentanza, appassionati del cavallo in genere e di San Rossore in particolare, che si è formata nel 98, quindi abbiamo 22 anni. È un bel traguardo. Fra un po' le nozze d'argento. Fra un po' le nozze d'argento. Fa un'attività relativa sostanzialmente alle corse a San Rossore, abbiamo un nostro club dove la domenica ci riuniamo per mangiare qualcosa. Quando è stato possibile nel passato, soprattutto abbiamo organizzato gite nell'ippodromo di tutta Europa, e il San Rossore Turf Club è anche attento alle esigenze, piccole esigenze ma significative, del territorio, per cui abbiamo dato contributi a varie iniziative, le ultime dei quali sono stati l'acquisto di una bicicletta particolare per l'asilo di San Rossore, il defibrillatore, il che defibrillatore qua, esterno a disposizione della comunità di San Rossore, non dell'ippodromo perché c'è già sull'ambulanza, proprio della comunità di San Rossore, e un mese fa abbiamo regalato un personal computer alle scuole elementari Toti di Barbaricina, quindi un club senza grandi pretese ma con un'attività precisa, fidelizzata ormai da 22 anni. L'ultima cosa importante che abbiamo fatto è stata qualche domenica fa, una mattina abbiamo invitato David Livermore. Appunto, poi facciamo degli incontri saltuariamente, l'altro anno incontrammo Luca Cumani, quest'anno Davide Livermore, che oltre a essere erede di una famiglia di ippici inglesi, è un regista teatrale molto noto. In questa occasione voglio ricordare, non perché sia defunto, ma perché mi ha telefonato stamani che non poteva venire, un presidente storico del nostro club, che è Mauro Bellatalla, indisposto, ma era bene ricordarlo, perché è stato il presidente per 12 anni. In alto i calici ora. In alto i calici, prego.
San Rossore Turf Club a San Rossore. La condizionata, partiti! Foot of King allo steccato al suo esterno, arriva Pashkid a superare penalty, disco verde, Foot of King all'interno, Pashkid che insiste, poi penalty è lì, a largo muso d'Oriente, Izzo Lewe in seconda linea, ancora da New Queen che precede Django e Jouet d'Or, a Pashkid forza su Foot of King, Branca cerca di far sfilare l'attaccante, poi penalty con di dentro New Queen, muso d'Oriente, Django, Izzo Lewe sulla curva, a Pashkid all'esterno, Foot of King, penalty in mezzo alla pista, Musa in corda, New Queen e Django, sta scappando a Pashkid da New Queen e Foot of King, poi Django, It's the Only Way, penalty Musa d'Oriente, in coda lontano Jouet d'Or, la fuga di a Pashkid addirittura a 500 dal palo, prepara e organizza la fuga e la difesa da Foot of King, di dentro New Queen, all'esterno It's the Only Way, Django, penalty, poi Musa d'Oriente, a Pashkid in vantaggio, ci provano, disposti a ventaglio, It's the Only Way, Foot of King, Django, penalty, New Queen, Pashkid cerca il palo, entra nella fase stand-by perché c'è l'attacco di It's the Only Way che prova ad andarlo a prendere, Pashkid in vantaggio, insiste It's the Only Way, ma il palo è lì, Pashkid, It's the Only Way, Pashkid non si batte a San Rossore, non si batte! Domenico, ogni volta bisogna inventarsi qualcosa di nuovo da dire, però non è facile con lui. Anche perché ti stupisce ogni volta, perché anche oggi devo dire che non è mai andato così forte, forse. E con terreno che non è il suo preferito, sì, oggi fatto. Terreno morbido. Infatti, c'è da dire anche quello. Possiamo rientrare. Sarà interessante vedere il tempo che hai stampato, Domenico, con Pashkid. Sì, perché oggi è andato veramente, anche col terreno così. Giorni festivi all'ippodromo di San Rossore, puoi scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa e puoi vedere da vicino i protagonisti. Come? Partecipa a Dietro le Quinte, la visita guidata gratuita condotta da Elisabetta Savelli. Partiti! Prime posizioni, galoppano Angelo Rosso, Amira Music, ma soprattutto Bosea che prova ad andare in vantaggio scendendo in corda su Azzurro, a largo di tutti anche Bombolina, in mezzo ai cavalli invece galoppa, prima Amira Music e poi Asfodelo Fresh. Bosea scende in corda e conseguentemente in vantaggio su Azzurro che galoppa in corda, poi Asfodelo Fresh che ha all'interno Artista de Campeda, nel mezzo ai cavalli Aiode Sedini, poi allo steccato Modella da Clodia, la grigia, sulla curva Bosea deve respingere Azzurro,
Dietro i due scuderie, Artista de Campè dall'interno, Asfodelo Fresh di fuori, nel mezzo a cavalli Aio de Sedini, poi Bombolina, Modella da Gloria e Amira Music. Quando si entra addirittura. Bosea prova la fuga allo steccato, inseguito da Artista de Campeda, Azzurro, Aio de Sedini, Bombolina, Amira Music. Bosea allunga in corda, inseguito sempre da Aio de Sedini, Bombolina, Amira Music. Lottano almeno in 4-5. Aio de Sedini è brillante all'attacco di Bosea. È brillante anche Bombolina, è brillante anche... Dovrebbe essere Amira, 4 a lottare Aio de Sedini, all'interno Bosea che dovrebbe essere battuta. Aio de Sedini contro Bombolina che ci crede, ci prova ancora, fin di palo, Aio e Bombolina vicini. Siamo sulla dritta di fronte con Lessington Cast che accompagna Gavila. Cecino di Mamma è sempre lì con Master Win nelle prime posizioni. Petra Roer, Winter Party. Sempre Lessington Cast e Gavila. Gavila all'interno, Lexington di fuori. Poi sempre Master Win, Cecino di Mamma, Petra Roer all'esterno, Winter Party al canto. Poi Beautiful Grey, questi i primi 6-7. Con Lexington Cast che accompagna sempre la testa della corsa. Gavila, Cecino di Mamma, Master Win, Winter Party, Beautiful Grey. Sulla curva Master Win segue le mosse di Lexington Cast. I due precedono Petra Roer e Winter Party. Con Lexington Cast che attacca. Gavila, Master Win, Cecino di Mamma, Petra Roer, Winter Party, Princess de Rio al canto, Beautiful Grey. Con Lexington Cast, Gavila, Cecino di Mamma che ha all'esterno, Master Win, Petra Roer e Winter Party poi al canto. Con Lexington Cast, Petra Roer, Cecino di Mamma poi al canto, Master Win, Winter Party battuto, Gavila in quota. Lottano Petra Roer e Lexington Cast fino in fondo, Lexington Cast contro Petra Roer, Cecino e Gavila, Lexington Cast contro Petra Roer, Lexington Cast contro Petra Roer, Lexington Cast, Petra Roer, Cecino, Gavila. Domenico, adesso possiamo dire qualcosa di diverso. Questo perlomeno è la prima volta che vince. Sì, qua, no? Promettente cavallo... era già stata la piazza d'onore. Sì, sì, era un cavallo in crescita. Cavallo che aveva tante corse, ma un po' da capire perché alternava tante prestazioni. Oggi è andato tutto bene. Sei riuscito a inquadrarlo, sì, nel modo giusto, finalmente. Finalmente, quasi. Speriamo. We'll be right back.
Eccoci qua adesso con un gruppo di amici, sono arrivati da Buti, che è una cittadina distante pochi chilometri dall'ippodromo di San Rossore. I colori che li caratterizzano sono il verde e il nero. È Contrada Ascensione che ha vinto il Palio di Buti il 19 gennaio. Jacopo Mannucci è il capitano della Contrada. Jacopo, complimenti. Grazie. E ben arrivati a San Rossore. Grazie. Quanti anni sono trascorsi dall'ultimo successo? 15 anni. Tanti, 2005, tanti veramente, sì. E allora, facciamo una cosa, poi rivedremo anche il dettaglio che avete, del palio che avete vinto. Rivediamola questa finale. Con molto piacere. Una finale che si è disputata con il sole ormai calato, perché problemi ce ne sono stati. Rivediamo la finale, i finalisti erano Ascensione, San Rocco che aveva vinto le ultime due edizioni e San Francesco, giusto? Sì, sì, giustissimo. Umatilla è partita subito in vantaggio. È stata fenomenale, Simone è stato bravissimo, ha gestito la mossa in maniera perfetta e poi la cavalla, vabbè, le immagini parlano da sole, penso. Non c'è stata veramente corsa. Una scheggia al via e poi gli inglesi dicono catch me if you can, prendimi se ci riesci, e nessuno ci è riuscito. Gli avevamo detto a Simone prova a scappare, speriamo che non ci prendano un fondo, ma insomma ha fatto veramente quello che gli avevamo detto, Simone. E Simone Fenu è qui alla mia sinistra. Beh, raccontiamo anche un po', mentre vediamo il braccio alzato in piedi sulle staffe, un applauso a Simone Fenu e a Contrada Ascensione. Simone Fenu è uno di quei ragazzi che hanno frequentato i corsi di formazione professionale a San Rossore per allievo Fantino, che per tanti anni hanno caratterizzato la nostra attività. Ha fatto il Fantino. Ride perché insomma poteva andare anche un po' meglio, Simone, negli ippodromi, però poi hai trovato un'altra strada che è questa qua dei pali. Ciao Enrico, ciao a ciao tutti. Simone, bentornato a San Rossore. Grazie mille. Raccontaci un po' di questo palio. È emozionante. Ecco, quando non ha un microfono davanti, per farlo tacere bisogna menarlo e poi dopo fa il timido. Allora, lasciamo posto a Filippo Geraci, eccolo qua. Umatilla, possiamo dire, Filippo, con proprietà con Giovanni Azzeni. Giusto? Siamo proprietari. Giovanni Azzeni non può essere qua con noi perché ha i cavalli impegnati nell'ultima corsa. Che cavalla è Umatilla? Ma direi, a parte Avala che ha fatto tutto il percorso dell'ippodromi, vince a tre anni e vince il podio, vince una bella cifra. E direi al Palio di Buti la Avala vince di più negli ultimi tre anni, perché si è sempre qualificata alla finale vincendo la batteria. Arrivata in finale due volte seconda e finalmente è arrivato il successo che ci voleva dopo, al terzo anno. Direi molto merito va anche a Jacopo e al Fantino scelto da Jacopo. Il coronamento di una carriera, e sperando che non sia l'ultima vittoria. Ci mancherebbe una cavalla che ha una intanto vediamo qualità. Come va l'ultima corsa, la settima. Sarà un po' difficile. Una corsa difficile, tanto che non corre all'ippodromo è più quasi un anno, pertanto il primo obiettivo di averla fatta correre oggi è per qualificarla alle corse successive, perché sono passati sei mesi e vediamo quel che poi succede. Vedremo. E allora facciamo un bel applauso a Contrada Ascensione che ha vinto il Palio di Buti e ogni anno la Contrada che vince ci viene a far visita. Jacopo, ti auguro di venire a trovarci il prossimo anno. Volentieri, volentieri. Grazie a tutti. Sì.
Soella lo steccato con Folchi a largo tra i primi anche Multiple Choice, Security Reason, Wizard of Love. Vediamo come si sviluppa le posizioni, play the break in corda. C'è movimento nella prima parte di gara. Il nero al centro gruppo in coda a Galaxy Force. Con davanti è sempre play the break accompagnato da Multiple Choice. In corda So Well con di fuori Security Reason. In corda Wizard of Love. Con di fuori Folky il nero e via via tutti gli altri in coda Galaxy Force. Multiple Choice accompagna Play the Break. Soel si scopre in terza corsia in anticipo lungo su Wizard of Love e Security Reason. Addirittura Multiple Choice, ma soprattutto Soel va all'attacco di Play the Break. The Play the Break, Multiple Choice, Soel all'esterno, Wizard of Love, Security Season e Folk. Ma che corsa, all'interno di sì, sono 8 su di una linea, signori. Con Wizard of Love, Security Season e all'esterno Folk vanno a lottare questi. Poi il nero che si ingamba di dentro con la lotta tra Security Reason, Wizard of Love e il nero. Lotta fino in fondo, fotografia tra il nero all'interno e a largo Wizard of Love, sui due anche Security Reason. Forse è tutto pronto, forse partita. Sempre in piedi, nelle prime posizioni, Umatilla, Silbomba, Vanadio da Clodia, Anacleto. Prima parte di gara, sempre in piedi, in leggero vantaggio su Silbomba. Nelle prime posizioni anche Umatilla con all'esterno Vanadio da Clodia. Poi anche unico De Aigenta con stesso schema, sempre in piedi Umatilla, Silbomba, Vanadio da Clodia. Poi in corda c'è un'altra di Clodia, dovrebbe essere Calliope, Coffee Time Pompadour. Queste le posizioni, sempre in piedi Vanadio da Clodia nelle prime posizioni. Poi a largo Z Penny e unico De Aigenta. Questa è la prima linea, quando si entra addirittura, sempre in piedi, Calliope, Vanadio da Clodia, unico De Aigenta, Silbomba, Coffee Time, Pontadour. La prima linea è questa, Vanadio che lotta con Coffee Time, Pontadour, con unico De Aigenta, con Umatilla, con Z Penny, unico che sparisce dalla lotta, con... sempre nelle prime posizioni, Coffee Time, Pontadour, Vanadio da Clodia all'interno, attaccato da Z Fendi fino in fondo, con quest'ultima che passa a fil di palo.
E noi siamo qua con Salvatore Basile, che ha vinto con Zeta Penny, bella lotta con Vanadio. Sì, secondo me Giovanni è andato pure, ha fatto un mese cuffino, più calma, più tranquillo, più tranquillo, gestita meglio. E poi 1500 sono così ideali. Si è trovata bene sulla molto pista bene. Di sì, pista. Sì, sì, molto bene. Grazie a Salvatore Basile, la prima tris quartet quintet legata alle corse dell'anglo-arabo, la vince Zeta Penny. Ebbene, anche questa giornata si è conclusa oggi a San Rossore, delle belle corse molto combattute, poi la tris quartet quintet riservata all'anglo arabo. Per oggi è tutto, ci vediamo giovedì prossimo, 13 febbraio, inizieremo alle 14.30 circa, noi saremo qua, naturalmente vi aspettiamo.